Ciao a tutti, oggi vediamo come realizzare questa borsa in iuta rivestita con mattonelle granny. Per realizzare la borsa ho utilizzato questa borsa in iuta della misura di 26 cm di larghezza, 22 di altezza e 14 di profondità. Ho utilizzato questi cinque gomitoli di cotone fiocco, eh, due bianchi, uno giallo, uno rosa e un celeste che sembra celeste ma un verde, quasi un verde acqua. E un uncinetto tre e mezzo. Chiaramente non ho utilizzato proprio tutto, tutto il filato eh, per realizzare il bianco. Diciamo un gomitolo non basta, eh, però vi diciamo, avanzerà diciamo, molto di, del secondo gomitolo mentre gli altri diciamo ho utilizzato parecchio anche se il giallo chiaramente che è il colore centrale ho utilizzato di meno un ago da lana con la punta rotonda un ago da materasso che ci servirà sia per cucire le mattonelle alla borsa aiuta sia per sistemare le corine del filo da pesca delle forbici ci serviranno anche dei piedini e una calamita per chiudere la borsa. Per ricoprire la parte frontale davanti e quella dietro della borsa, ho realizzato 18 mattonelle che andranno 9 davanti e 9 dietro. E, classica diciamo lavorazione. Grenny. Trovate il link del video nella descrizione di questo. Per i laterali 2 e la base, ho invece realizzato delle mattonelle rettangolari, quindi due per i laterali, questi due, e una per, per la base. Vediamo come realizzare eh, le mattonelle rettangolari. Vi spiego passo passo come realizzare sia questa, che è per il laterale, che questa, che per la base. Che è sempre uguale la lavorazione. La cosa che cambia è diciamo le catenelle iniziali, quindi le prime, i primi gruppi grandi che si lavorano intorno. Allora, adesso andiamo a fare i fianchetti della, della borsa i laterali. Allora, eh, questo eh, ne abbiamo due chiaramente uno di qua e. Eh, per fare la piastrella rettangolare dobbiamo partire dalla misura. Dobbiamo trovare quindi la misura dell'altezza e la misura della larghezza. Uh, è alto questa, 22 e è largo 14, per cui 22 meno 14 ci fa 8. Per cui dovremo fare 8 eh, cm di catenelle. Quindi questa base di catenelle sarà la base proprio per, che poi girerà intorno, la lavorazione per costruire il rettangolo. Allora, io una mattonella rettangolare, già l'ho fatta, e ho lavorato quindi per raggiungere gli 8 cm, ho lavorato 18 catenelle più una, quindi 19 catenelle, e poi ho iniziato a lavorarci intorno, e adesso vediamo come.

Ok. Adesso dobbiamo andare a, a lavorare il primo giro di granny, sempre con il giallo. Per cui allora adesso queste, su questa catenella dovrò andare a lavorare eh, le prime maglie, per cui lavoro altre 3 catenelle e sulla quarta vado a lavorare altre due maglie alte. 1 e 2 ok adesso salto 2 catenelle di base sulla terza vado a lavorare un altro gruppo 1 2 e 3 quindi di nuovo fino alla fine della riga lavoro saltando 2 catenelle, lavorando sulla terza sempre 3 maglie alte. Quindi ogni 3 catenelle lavoro un gruppo granny. Ora, io... Ora eh, lavoro fino alla fine della riga e poi vediamo come girare. Ecco qua, ho lavorato l'ultimo gruppo proprio sull'ultima catenella e eh, dovreste avere sette gruppi. Ok, adesso lavoriamo una catenella e sempre nell'ultima catenella dove sono andata a lavorare l'ultimo gruppo lavorato. Insomma, lavoro un altro gruppo, altre tre maglie alte. Quindi una se mm. si allarga un po', non vi preoccupate, poi dopo tiriamo. 3 quindi tiriamo un po' la codina adesso lavoro un'altra catenella e ancora in questo punto altre 3 maglie alte ogni tanto tirate un po' e 3 aggiustiamo bene il filo lo lasciamo fuori perché è meglio poi andarlo a sistemare bene con l'ago non, non lo nascondiamo perché è inutile e ok quindi ho girato ho voltato adesso senza fare catenelle senza fare altro andiamo a lavorare altri gruppi renni sempre dove ho lavorato eh, i gruppi dall'altra parte quindi per esempio vado su questo e lavoro 3 maglie alte 1 e 3 ok e quindi vado avanti su ogni gruppo che ho dall'altra parte anche da quest'altra ne lavoro 1 qui, qui 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 e anche qui poi qui vediamo un attimo di fare sempre come ho fatto qua giù e lo vediamo insieme ecco sono arrivata quindi alla fine anche qui lavoro una catenella e poi lavoro sempre nello stesso eh, foro altre tre maglie alte ok adesso lavoro una catenella e mi vado ad agganciare alla prima catenella alla prima maglia quindi alla la catenella che ho lavorato eh, ora vado ad agganciarmi alla catenella che mi ritrovo più in alto quella che ho lavorato per fare la prima maglia alta e faccio una maglia bassissima catenella di rinforzo lungo il filo e taglio ecco qua ok adesso prendo il bianco e vado ad iniziare eh, il secondo giro allora, inizio nella parte opposta dove ho terminato, quindi inserisco l'uncinetto, eh, allora vedete qui abbiamo no? eh, un gruppo che è a sinistra, uno a destra e uno al centro. Io prendo in questo punto, quindi in quello che mi ritrovo a sinistra, dove c'è la catenella. Quindi entro dentro, prendo il filo, lo tiro fuori e lavoro 3 catenelle. 2 e 3. Ok? Adesso nascondendo la codina vado a lavorare due maglie alte, una e due. Ok? Questo sarà la metà dell'angolo, un po' come eh, sulle mattonelle quelle classiche granny che inizio sempre un angolo spezzato, poi lo concluderò alla fine quindi adesso intanto andiamo avanti nel lavoro lavorazione ogni spazio che mi trovo tra un gruppo e l'altro del giro precedente andrò a lavorare un gruppo granny quindi, lavoro 3 maglie alte e continuo per tutto il lato fino ad arrivare alla fine del, del, del lato. insomma ok sono arrivata a questo punto adesso lavoro una catenella e sempre nell'ultimo spazio in cui ho lavorato l'ultimo gruppo vado a fare altre tre maglie alte quindi un altro gruppo 2 e 3 ok adesso scavalco il gruppo quello centrale quindi conto tre maglie per non, non sbagliarmi e nello spazio sotto la catenella quindi dell'angolo opposto vado a lavorare 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte il solito schema per l'angolo ok nascondo il filo la codina E 3 e ora vado avanti coprendo sempre il filo, lavoro ogni spazio un gruppo come nella nel lato opposto fino alla fine della riga. Poi dopo vediamo come fare il giro. Ok, arrivata anche qui, alla fine della riga. Sempre sull'ultimo spazio, lavoro una catenella dopo il gruppo e sempre nello stesso punto vado a lavorare altre tre maglie alte quindi sempre il solito schema per l'angolo anche qui. Ok, adesso vado a terminare il primo angolo, quello che non ho eh, terminato, diciamo che ho fatto a metà quindi, sempre nello spazio in cui ho lavorato il gruppo iniziale, lavoro altre tre maglie alte lavoro una catenella mi aggrappo alla catenella della maglia alta iniziale maglia bassissima catenella di rinforzo lungo il filo e taglio e ho fatto anche il secondo giro allora, d'ora in poi non vi faccio vedere la lavorazione perché tanto è un susseguirsi diciamo sempre dello stesso schema eh, diciamo del, del secondo giro. Chiaramente eh, aumenteranno anche eh, i gruppi renni sui lati, quelli verticali. Io sono arrivata a farvi vedere il giallo e il bianco, vedete che ho solamente i due angoli qua sul giro successivo che è con il fucsia avrò gli angoli poi al centro qui tra un, tra un gruppo e l'altro dovrò andare a lavorare vedete qui vedete questo punto poi nel giro successivo con il fucsia lavorerò un gruppo anche qui in mezzo ok e poi lavorerò l'angolo e di nuovo tutto a susseguirsi tutto il lato e l'angolo un, un altro gruppo renni sul lato diciamo verticale l'angolo e poi di nuovo così. Quindi con lo stesso identico principio, stesso schema che ho utilizzato eh, per il secondo giro. Chiaramente ogni giro che farò aumenterò i gruppi sugli angoli verticali, anche su quelli orizzontali, però diciamo è più evidente la eh, cosa perché è più, è più stretto, quindi però anche qui man mano si va ad allargare, si allarga sia in orizzontale che in verticale chiaramente, in proporzione. Quindi vi lascio lo schema ehm, diciamo dei colori per andare avanti. Io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri eh, alternando quindi giallo-bianco, rosa-celeste, bianco-celeste, rosa-bianco. Quindi eh, finite la mattonella in questo modo e poi eh, ne fate un'altra perché i fianchi sono due e poi vediamo come fare diciamo, la mattonella rettangolare per la base della borsa. Quando avete terminato la mattonella, girate il lavoro e dovreste trovare tutte le codine da sistemare. Allora, le altre si sistemano un po' come vi ho spiegato anche nella mattonella, quella classica. Basta che andate a rivedere quel video se non vi ricordate. Questa eh, invece del quella iniziale, la codina proprio quella gialla dell'inizio dove c'era la catenella che si allargava quando lavoravate, ve la faccio vedere anche se in realtà è sempre eh, il metodo: è sempre lo stesso, però ve la faccio vedere perché eh, così almeno sono sicura che, che il lavoro viene bene. Praticamente quando eh, avete lavorato eh, in, intorno alle catenelle vi avevo detto di lasciare eh, la codina in questo punto di non portarvela dietro a coprirla perché è inutile perché siccome tenderà comunque sempre ad allargarsi questo, questo foro questo buchino praticamente eh, serve proprio fermarla qui in modo che non dia la possibilità poi al filo di, di allargarsi quindi da questa posizione semplicemente andiamo a Infilare l'ago in un gruppo, diciamo questo sopra, tiriamo e poi torno indietro magari saltando la prima maglia, infilo in mezzo spezzando proprio le trame con l'ago appuntito, ripasso, faccio passare tutto il filo e poi taglio. Sistemo tutte le codine e la mattonella è finita. Per la base della borsa, invece, siccome abbiamo una larghezza di 26 cm per un'altezza sempre di 14, quindi 26 meno 14 fa 12, per cui dovremo fare una catenella di base lunga 12 cm. Io, nel mio caso, ho lavorato con questo filato, con l'uncinetto, 28 cm. Uh, catenelle che sono uh, di 27 che è il multiplo di 3 più una quindi 28 catenelle quindi ho lavorato uh, alle 28 catenelle ho aggiunto altre 3 catenelle e ho lavorato poi le due maglie alte sulla quarta catenella e poi sono andata avanti a, a lavorare insomma tutti i gruppi sul lato per essere sicuri che avete fatto bene dovete contare 10 gruppi granny poi continuate la lavorazione. Così come vi ho spiegato per l'altro rettangolo. Realizzate tutte le mattonelle, andiamo ad unire i pezzi. Allora, intanto andiamo ad unire sia la parte frontale davanti che quella dietro. Quindi facciamo questo quadrato, eh, uniamo queste 9 mattonelle per davanti, e altre 9 mattonelle per il dietro. Vedete, vi accorgerete da soli che eh, non basta perché la misura diciamo, della borsa è rettangolare e eh, diciamo, era impossibile eh, fare diciamo, la, una misura identica a quella della borsa. Per cui andremo a fare l'unione e poi lavoreremo sui fianchi alcuni giri di, di grenni. Vediamo come. Ok, quindi adesso andremo ad unire queste nove mattonelle. Infiliamo del filo bianco, quello che abbiamo utilizzato per la lavorazione, sul lago la rana quello che vi ho fatto vedere prima, con la punta arrotondata. Allora, l'unione va fatta in questo modo. Dobbiamo unire prima tutta la parte, questa diciamo in linea. Uniamo, uniamo queste due mattonelle, poi andiamo avanti con queste e queste, queste dopo. Quindi uniamo questo. Questo lato, poi quest in questa parte andiamo solo a unire questa parte qua. Una volta che abbiamo unito la parte in verticale, tutte e due le file andiamo a unire anche in orizzontale, quindi prima qui e poi qui. Ok, vediamo come prendiamo due mattonelle e andiamo a vedere come unirle. Allora, ecco. Quindi prendiamo le due mattonelle per iniziare e controlliamo di averle messe rovescio contro rovescio. Quindi vuol dire che il rovescio deve stare dentro, devono toccarsi i due rovesci dentro, quindi sia davanti che il dietro, invece, deve essere dritto. Okay? allora una volta posizionate bene le mattonelle, andiamo ad infilare l'ago partendo dall'angolo dove c'è la catenella. Quindi entriamo proprio nella catenella in questo modo. Sia nella, dalla, partendo dalla mattonella dietro, allora, quindi entriamo quella dietro e passiamo sempre dentro la catenella in questo modo, sempre dietro, ok? Prendendo solamente una solina praticamente, tanto la, la catenella non ci sarebbe altro modo. E filiamo, facciamo scorrere il filo e lasciamo un pochino di, di codina in modo che poi alla fine possiamo andare a fermare il filo. Eh, con tranquillità adesso dobbiamo semplicemente andare ad unire tutti, tutte le maglie diciamo che ne ho tante da una parte e tante dall'altra quindi le dobbiamo mettere eh, diciamo i perpendicolari in modo che la, maglia, la prima maglia davanti sia eh, combaciante alla prima maglia dietro e facciamo questo, eh, questa lavorazione infiliamo eh, nella solina diciamo qui ho due soline giusto? Non prendo tutte e due, ma solamente quella che sta verso il centro, sia per quanto riguarda la mattonella davanti che per quella dietro, ok? Quindi le due soline centrali di tutte e due le mattonelle, che okay. per essere precisi, quella che ce l'ho davanti e quella dietro, per quella invece che la mattonella che mi sta dietro è la solina davanti, ok? Quindi filo sono uscita dal davanti con il filo, con l'ago rientro dal davanti e faccio passare. In questo modo, ok. Adesso sono uscita da dietro e con l'ago rientro da dietro, sempre prendendo la solina, quella centrale, di tutte e due. Ok, quindi il filo esce da qui, da dietro e rientro con l'ago da dietro. Quindi tutta va tutta lavorata in questo modo, facendo attenzione di prendere tutte le soline, non saltare i punti. Quindi sono uscita col filo da davanti, con l'ago rientro da davanti e vado avanti. Ok, eccolo qua. Vedete come viene? È quasi invisibile. Arrivo. Eh, sono partita dalla catenella de dell'angolo quello a destra. Arrivo fino alla catenella dell'angolo a sinistra. Adesso mi trovo con il filo in questo modo, prendo. Altre due mattonelle e semplicemente adesso. Questa la posso tenere anche appoggiata giù. Prendo altre due senza tagliare il filo, eh, prendo altre due mattonelle sempre messe rovescio contro rovescio e vado ad unire anche quelle. Quindi parto dalla catenella della eh, mattonella quella dietro e prendo anche la, la catenella della mattonella davanti, filo e mi aggancio l'altra mattonella, quindi la tengo tirata. Adesso, se vi si allenta un pochino, non fa niente perché poi, eh, andando avanti, tirando, poi rimarranno ferme. Poi, quando faremo anche il giro, quello verticale, eh, la problema non ci sarà assolutamente più. Quindi, infilo sempre nello stesso modo, quindi prendendo le astoline, quelle centrali, passando da un verso all'altro, lavorando a s quindi vado avanti infilo anche le altre asole successive vado avanti in questo modo e faccio tutta la mattonella anche queste due mattonelle una volta arrivata alla fine di questa mattonella ne prenderò altre due e farò lo stesso lavoro. Ok, abbiamo unito tutte e sei le mattonelle, diciamo, nella parte con questa fila. Adesso vedete che magari può capitare che non siano ben vicine. Basterà semplicemente far scorrere il filo e poi, diciamo, si aggiusta. Ok, non tirate troppo perché poi rimarranno troppo. Eh, grette, insomma, quindi ecco tira aggiustate per il filo. Poi comunque lo faremo anche alla fine quando fermeremo eh, proprio con l'ago. Adesso possiamo tagliare la codina, anzi, adesso lo faccio un pochino scorrere perché da questa parte ne ho troppa, ok. Ecco, lascio quello che mi può servire per fermare come dicevo il filo e taglio anche da questa parte. E adesso prendo un'altra mattonella, la metto in modo che sia sempre rovescio contro rovescio e prendo anche le altre che poi andrò a unire anche a questo punto. Quindi lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui lo facciamo anche in questa fila. Ecco qua, la parte, le due parti orizzontali sono state unite. Adesso giriamo e andiamo ad unire sempre nello stesso identico modo anche la parte verticale. Quindi giriamo il lavoro fatto quindi giriamo il lavoro e andiamo ad unire queste parti questa e questa ecco qua ok adesso andiamo ad unire anche quest'ultima parte ok l'unica parte diciamo un pochino più eh, complicata diciamo tra virgolette è di, di individuare la catenella quando arrivate all'angolo perché già l'abbiamo utilizzata la individuate guardate bene dove, dove si trova sulla lavorazione e poi infilate l'ago semplicemente andate avanti sempre con la stessa lavorazione e poi eh, andate dall'altra parte e prendete il lavoro prendendo le maglie della mattonella successiva quindi è sempre uguale, l'unica cosa è che dovete fare un po' attenzione prendo bene il lavoro per trovare eh, la catenella, insomma, e andate avanti. Ecco qua. Ok, adesso andiamo a eh, sistemare le codine. Mi raccomando, sempre con l'ago quello appuntito, in modo che andiamo a rompere le fibre diciamo passare in mezzo al filo rompendo le fibre in modo che eh, siamo sicuri che tenga meglio ok che poi altrimenti si potrebbe sfilare è un disastro insomma allora vi faccio vedere come sistemare una colina in questo punto poi le altre sono tutte uguali allora noi abbiamo il filo in questo modo passiamo proprio senza fare attenzione anzi facendo proprio a a passare in mezzo ai fili con l'ago appuntito in modo che ripeto le fibre eh, si rompano e tenga meglio diciamo la, la cucitura. Quindi facciamo passare il filo in questo modo. E ok, basta semplicemente ora tagliare il filo. Mi raccomando, non tirate troppo poi dall'altra parte, perché eh, non vorrei che poi avete questo lavoro, poi una volta eh, puntato il filo è più complicato poi risistemarlo, tocca riscucire. Quindi lavorate comunque anche fermando il filo, fermatelo in maniera molto morbida, ok? In modo che rimanga nella giusta eh, tensione il filo anche dentro l'unione. Ed ecco qua, abbiamo unito tutte le mattonelle, e sistemato tutti i fili. Adesso andiamo a fare i contorni. Allora, se posizioniamo eh, il quadrato che abbiamo realizzato sopra la borsa, vediamo che dobbiamo fare ancora un altro lavoro. Eh, per altezza più o meno ci siamo, basterà un giro di maglie basse, mentre per i laterali invece no. Allor dobbiamo, fare, dobbiamo costruirci un'altra lavorazione intorno per far diventare un quadrato rettangolare in poche parole. Quindi eh, adesso andremo a realizzare una serie di maglie alte, sia da un verso che dall'altro, e, e poi gireremo intorno uh, con, uh, con un giro di maglie basse. Prendiamo il filo bianco, lo stesso che abbiamo utilizzato per la lavorazione delle mattonelle. E andiamo a lavorare la prima maglia alta ovvero le 3 catenelle nello spazio diciamo dell'angolo quindi dove sotto sopra c'è la catenella quindi prendiamo il filo tiriamo fuori e lavoriamo le 3 catenelle ok adesso andiamo a lavorare semplicemente una maglia alta dove sotto una maglia in poche parole quindi ogni punto che ho sotto un punto sopra E vado avanti quando mi trovo eh, tra una mattonella e l'altra vado a fare questo lavoro allora vado ad infilarmi proprio nell'angolino della mattonella e tiro su allungo un pochino però perché eh, tende a rientrare un pochino il lavoro quindi allungo un pochino la maglia la faccio un pochino più allungata la faccio morbida così e stessa cosa sull'angolo successivo quindi allungo un pochino e chiudo poi dopo eh, questo foro diciamo sarà molto meno visibile una volta che ho fatto tutto il lavoro e poi vado avanti ogni maglia lavoro una maglia sopra nel prossimo angolo tra una mattonella e l'altra faccio la stessa lavorazione che ho fatto qua arrivati alla fine della riga chiaramente andiamo a lavorare un'altra maglia alta anche sul, sull'angolino della mattonella quindi a questo punto lavoriamo una catenella di rinforzo e tagliamo il filo ecco qua adesso lavoro sempre ripartendo da questo punto un'altra riga di maglie basse quindi parto con un'altra volta con il filo bianco mi aggancio sulla prima maglia qui c'era una catenella quindi entro dentro lavoro una catenella che mi fa da maglia bassa e poi su ogni punto che ho sotto lavoro semplicemente una maglia bassa quindi qui non devo fare cose particolari ogni maglia che ho sotto lavoro una maglia bassa fino alla fine della riga ecco qua quindi fatto anche questa riga, vado dall'altra parte e faccio anche qua una, una riga di maglia alta e una riga di maglia bassa. ecco qua. Allora adesso decidete quale eh, lato, diciamo di questo largo, sarà eh, la parte bassa, quella che andrà a essere attaccata sul fondo. E una volta deciso, metteteci un marcapunti. O un segno, qualcosa che evidenzi qual è il lato che, che sarà attaccato al fondo. Ok, poi vi spiego perché. Adesso facciamo il contorno con le maglie basse e eh, andiamo a iniziare. Quindi iniziamo proprio da quest'angolo. Lavoro la mia catenella, mi fa la maglia prima maglia bassa e poi su ogni punto. Che ho sottostante, lavoro una maglia bassa e arriviamo fino all'angolo. Vediamo come fare poi. Eccoci arrivati all'angolo. Adesso, in questo punto, lavoriamo una catenella. E adesso dobbiamo girare il lavoro allora eh, in, da qui in poi è tutto normale però diciamo abbiamo in questo punto delle maglie di traverso quindi non abbiamo le asoline precise quindi dobbiamo però fare in questo modo nel giro dove avevamo fatto la maglia basta anche qui lavoriamo entriamo verticalmente sul punto e lavoriamo una maglia bassa dove invece abbiamo lavorato una maglia alta. Lavoriamo 3 maglie basse, quindi una, due e tre. Cerchiamo di coprire anche i fili e poi andiamo avanti. Ah, sempre su questo lato ci ritroviamo a lavorare eh, delle maglie basse anche eh, tra una mattonella e l'altra dove diciamo non è tutto, tutto tutto dritto allora cosa facciamo in questo punto allora dobbiamo ricavare tre punti bassi per cui allora il primo lo facciamo sull'archetto lo allunghiamo un pochino un po come abbiamo fatto di qua con la maglia alta ok e andiamo avanti, poi il secondo lo lavoriamo qui in mezzo, lo allunghiamo anche questo un po' e andiamo avanti. L'altro sempre sull'altro archetto dell'altra mattonella, allungato un po' e chiudiamo il punto basso. Ok, quindi ho ricavato tre punti bassi e poi prendo ogni punto, una maglia bassa fino ad arrivare a quest'altro angolo ok dopodiché ci ritroveremo l'angolo diciamo di tutta la mattonella grande anche qui dovremo lavorare sulla maglia alta tre punti bassi sulla maglia bassa un punto basso catenella e poi ricomincio il lato che poi invece questo è tutto lineare diciamo ogni punto una maglia bassa ecco qua ho fatto questo giro sono arrivata dove ho messo il marcapunti, che è la parte che metterò per il fondo della borsa, come vi dicevo. Allora, eh, qui allora devo fare questo. Quando quando vado a lavorare la catenella per fare l'angolo, invece di lavorarne una, ne lavoro due. Poi sono in questo angolo, è eh. Poi vado avanti, qui ho la maglia bassa, il giro che ho fatto, la riga con la maglia bassa e lavoro una maglia bassa, ho la riga con la maglia alta e qui ci lavoro in verticale sempre una, due, tre maglie basse. Ok, tolgo il marca punti, ma lo rimetto subito, lo tolgo perché mi dà fastidio. E vado a lavorare poi ogni punto una maglia bassa rimetto il marca punti perché mi devo ricordare che questo è il lato con una catenella in più e vado avanti anche qui mi troverò ehm, Diciamo le, le mattonelle unite, e qui in mezzo devo andare a fare i tre punti bassi come abbiamo fatto sull'altro lato. Fate nello stesso modo e arrivo fino alla fine del lato. Sono arrivata alla fine del giro. E adesso qui lavorate le tre maglie basse sulla maglia alta in verticale e la maglia bassa sulla maglia bassa in verticale. Vado a lavorare qui solamente una catenella, come tutti gli altri triangoli eccezione di questo che abbiamo detto, ne abbiamo fatti due, e poi vado ad unire con la maglia bassissima, primo punto, catenella di rinforzo e taglio il filo. Allora, il motivo per cui ho uh, fatto due catenelle su quest'angolo, che è il, ripeto, è il lato che andrò a mettere sul fondo della borsa. Eh, è questo perché praticamente la mattonella, questa rettangolare, rettangolare che ho sul fondo, ha 53 punti, per cui io ho dovuto eh, fare in modo siccome avevo i punti pari su questo, eh, diciamo, su questo lato. E invece, questi 53 sono dispari. Per forza di cosa, dovevo fare un qualcosa di diverso sul lato quindi ho deciso di fare una catenella in più per far portare da 52 a 53 punti. Quindi, semplicemente per questo, in modo che quando andrò a unire le mattonelle, porterà pari, diciamo, ehm, ogni punto si incasterà perfettamente con quello di, che ho di fronte. Bene. Quindi, adesso vado a unire le altre 9 mattonelle. Faccio lo stesso lavorazione così avrò tutti i due pannelli sia del davanti che del retro della borsa. Ok, adesso che tutte le mattonelle sono completate, tutti i pezzi sono completati, dobbiamo unire tutto quanto insieme. Iniziamo ad unire le mattonelle, quelle rettangolari. Dobbiamo unire in questo modo, mettiamo quella della base al centro e i due fianchetti ai lati. E andiamo a unire insieme questa parte e questa parte vediamo come allora prendiamo le mattonelle le mettiamo rovescio contro rovescio e andiamo ad infilare come abbiamo fatto per l'unione delle mattonelle eh, quelle quadrate quindi andiamo ad infilare da dietro sul sull'angolino quindi sulla catenella prendendo le due soline ok lasciamo un pochino di di filo che poi andremo a sistemare successivamente e poi andiamo ad unire Le due soline quelle centrali così quindi usciamo da una parte se siamo il filo sta dietro rientriamo da dietro e prendiamo le due linee centrali quelle successive così e Andiamo avanti fino alla fine di questo lato della mattonella ci fermiamo alla, alla catenella finale e tagliamo il filo e poi andiamo a sistemarlo ecco qua adesso andate a fare la stessa cosa con l'altra mattonella quindi dall'altra parte andate ad unire questo fianchetto ok ecco qua adesso andiamo ad unire la parte davanti quindi dobbiamo fare sempre nello stesso modo, partiamo da qui. Quindi attacchiamo la parte centrale al fianchetto destro, poi uniamo quest'angolo anche in questo modo. Proseguiamo attaccando la base della borsa e poi risalendo attaccando l'altro fianchetto, quello sinistro. Ok, quindi questo lo facciamo sia per la parte davanti che per la parte dietro. Mi soffermerò un attimo a farvi vedere come lavorare sull'angolo. Ricordatevi anche che la parte, quella col marca punti, va, è quella che va attaccata alla base perché ha un punto in più. Per iniziare mettete sempre il rovescio contro il rovescio e partite dalla catenella, quindi la catenella che ho dietro e la catenella che ho davanti passare il filo che ho fatto abbastanza lungo in modo da eh, evitare di a metà lavoro, diciamo, siccome dobbiamo fare un giro abbastanza lungo, almeno in questo modo evito di fermarmi e di attaccare il filo. È un pochino scomodo all'inizio, però almeno siamo sicuri che il lavoro non si scucirà, diciamo, anche con l'uso della borsa. Quindi vado avanti e vi faccio poi vedere all'angolo. Arrivati quindi al primo angolo, e quindi anche per il secondo sarà uguale, allora andiamo prima di tutto adesso a sganciare il marcapunti che tanto non ci serve più. Allora adesso semplicemente rientriamo da, eh, prendendo la solina, diciamo quella mh, della catenella, in questo modo. E andiamo a cercare la solina della catenella sia della mattonella che ho di fronte, che quella della base. Quindi inserisco qui. E inserisco qui in tutte e due le asoline della catenella dell'angolo. Runito. E poi vado avanti. Quindi, entro da qui e riesco da qui. E vado avanti con tut tutta l'unione come come sempre ok ed ecco qua tutta assemblata adesso però prima di andare proprio a cucire eh, diciamo la lavorazione all'uncinetto sulla, sulla base di iuta dobbiamo mettere alcuni accessori andiamo ad inserire la calamita la borsa, allora facciamo in questo modo: uniamo le due parti e togliamo questi dischetti che ci servono per fermarla adesso. Andiamo ad inserire le calamite. Allora, per facilitarmi, diciamo, la l'applicazione delle calamite, ho trovato il punto, diciamo, centrale della borsa. E con l'aiuto di un coltellino sono andata a fare dei fori eh, che mi corrispondevano diciamo all'apertura diciamo, della calamita in modo che si incastrassero queste due alette perfettamente ok quindi posizionate magari prima la calamita qui sopra alla borsa e prendendo bene le misure male segnandole poi col coltellino andate ad incidere in modo che poi è più semplice infilarle quindi una volta trovato il punto dove andremo ad infilare le calamite facciamo i fori e quindi andiamo da dentro ad infilare la calamita una volta inserita basta semplicemente mettere il dischetto uno dei dischetti che c'è insieme alla calamita e infilarlo in questo modo poi schiacciate potete aiutarvi anche con delle pinze se volete ok facciamo la stessa cosa dall'altra parte con l'altra parte della calamita quindi sempre da dentro infiliamo ecco. e facciamo la stessa cosa prendiamo il dischetto e chiudiamo Ok, in modo che aderisca bene. Adesso andiamo a mettere i piedini invece. Andiamo a mettere i piedini adesso e li andiamo ad attaccare direttamente al tessuto. Non li metto sulla borsa perché poi mi si vedrebbe all'interno della borsa e non, non va bene. Allora io eh, utilizzo quindi questi qui, questi, questi piedini che sono praticamente come dei fermacampioni, hanno delle, delle alette che poi inserite vanno aperte per fermarli. Allora vado a inserire eh, il, diciamo, il piedino nel, eh, tra, nel giro tra l'azzurro, la, il verde acqua insomma, e il fucsia, a questo punto, quindi non l'ultimo giro ma quello prima, inserisco qui e poi apro le alette. Faccio questo lavoro su ogni angolo quindi, questo punto qui, e qui, sempre lo stesso di antico punto, nella, con la lavorazione granny ci aiuta a trovare il punto esatto. ecco qua adesso andiamo a rivestire la borsa. Ok, adesso infiliamo la, il filo da pesca sul lago da materasso e andiamo a cucire il bordo superiore, tutto intorno alla borsa. Poi faremo anche i lati. Allora, intanto, facciamo iniziamo dal da un lato, infiliamo l'ago in un punto della borsa, allora, arriviamo all'estremità e facciamo un nodino. così fermiamo il filo poi questo lo andremo a nascondere adesso andiamo a cucire tutto intorno quindi infiliamo l'ago intorno alla borsa e partiamo da un angolo e andiamo praticamente a cucire punto per punto intorno alla borsa Chiudiamo sulle asole quelle la maglia, mi ritrovo sopra e passo passo tutto intorno. Tiro bene in modo che sia bella aderente. E vado avanti. Ok? Quindi proseguiamo in questo modo tutto intorno. Cucito tutta la parte superiore della borsa, è attaccato bene, adesso andiamo a fermare bene anche i bordi laterali, diciamo, proprio sugli angoli. Sia in questo qua, qua e anche qua. Ok? Tutto intorno in modo che stia ben ferma. Infiliamo l'ago con del filo da pesca ancora. Inseriamo l'ago eh, proprio su un'estremità, diciamo, in questo punto, prendendo sia il filo, quindi la lavorazione, che la borsa. Proprio aiuta. Passiamo, lasciamo un po' di codina in modo da andarci a fare un nodo in modo da tenere fermo il lavoro. Poi la codina la andremo a fermare, diciamo, a nascondere nella lavorazione. Ok, adesso prendiamo quindi riprendiamo l'ago e andiamo. Sistemiamo bene, diciamo tutte le, le unioni delle mattonelle in modo che rimanga bene sul bordo ben allineata. E infiliamo l'ago. Infiliamo l'ago in questo modo. Passiamo tutto il bordino: diciamo dei laterali su ogni parte. Quindi proseguite come vi ho spiegato prima su tutti i bordi. Ed ecco qua, la borsa è completamente terminata. Quindi spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!